parlo alla fine di alcuni giorni veramente terribili in cui quattro persone importanti del nostro sport ci hanno lasciato tutte quante insieme. Massimo Cutitta, questa mattina Marco Bollesan, Leonardo Riccioni qualche giorno fa e Salvatore Totti Amato. Quattro persone importanti per tutti quanti noi. Io personalmente sono veramente triste, veramente addolorato, anche perché queste persone hanno lasciato tanto a me personalmente e a tutti coloro che li hanno conosciuti. Questa mattina al funerale di Leonardo Riccioni ho ascoltato delle parole sull'amicizia del nostro sport, mi hanno riscaldato il cuore, veramente. Ieri ho sofferto alla notizia di Massimo, che Marcello mi aveva già preannunciato da qualche giorno, ma che francamente speravo di non sentirla mai. Speravo che contro qualsiasi logica Massimo ce la facesse e non ce l'ha fatta. È stato importante Massimo per tutti quanti noi come giocatore, è stato importante per tanti, non solo italiani, ma anche scozzesi, canadesi, portoghesi, rumeni, come allenatore, e sarebbe stato ancora importante per noi, certamente. Per cui è una perdita gravissima. E poi penso che nello stesso tempo è andato via lui insieme a sua mamma e Marcello e Michele. In questo momento credo che stiano soffrendo un dolore difficile da descrivere. Siamo tutti vicini a loro, come siamo vicini alla Partenope che ha perso Totti Amato, che è stato un uomo importante sia sul campo che fuori dal campo, importante per loro e per tutto il rugby campano. Di Leonardo ho già parlato oggi ai suoi funerali. Sentire quello che hanno detto i suoi figli e sentire quello che hanno detto i suoi compagni di squadra indicano un uomo veramente importante, non come rugbista, come uomo. E la sua perdita, anche se la consolazione è quella che abbia vissuto tutta la sua vita e l'abbia vissuta anche molto bene per lui e per tutti quelli che l'hanno circondato, non può in questo momento togliere la tristezza di averlo perso. E alla fine Marco è un problema anche personale, perché Marco è stato tanto per me, è stato tanto per il rugby italiano. Io oggi, dovendo fare un discorso istituzionale, ho detto che il rugby italiano perde un figlio prediletto. Sì, è vero. Marco è stato veramente tanto. In questo momento pensare che non c'è più è duro e difficile. Purtroppo la malattia ce l'ha portato via tanto tempo fa. E l'ultima volta che l'ho incontrato, la cosa che mi ha detto dopo aver ascoltato l'ennesimo incontro per le elezioni, quelle dell'altra volta, quelle che avevo perso, mi ha detto: ma è giusto quello che fai, Belin, vai avanti. Ecco, io sono andato avanti perché me l'aveva detto anche il mio allenatore, che ha fatto tutto quello che si poteva fare nel rugby. L'ha fatto come giocatore e è stata la leggenda per tutti quanti noi. L'ha fatto come allenatore, io ho avuto la fortuna di essere il suo capitano. L'ha fatto come dirigente. Qua dietro di me c'è una foto, qui c'è Marco come team manager. Tutti e quattro sono ancora con noi, tutti e quattro sono in questo momento nei nostri cuori, ma lo resteranno perché comunque fanno parte di una storia, la storia del rugby italiano. Oggi siamo tristi, domani ricorderemo soltanto i momenti belli che abbiamo vissuto con queste persone. Il rugby italiano si deve stringere in questo momento, abbiamo tante cose da fare anche per loro. Grazie, a presto.